Cioè, se vi manca Sierra Donante, mi venite qua a fare questo, ragazzi, perché... Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non ho già più la voce dopo qualche giorno qua in Germania con un viaggio di gruppo. Oggi siamo a Movie Park Germany, un parco molto molto interessante. È stato per tanti anni proprietà della Warner, quindi un po' di prodotti Warner ci sono, ma ci sono anche un sacco di attrazioni molto molto interessanti. Dove siamo? Siamo a un'oretta a nord di Colonia, ovviamente in Germania, e devo dire che ho molte molte aspettative abbastanza alte per questo piccolo parco a tema cinema. Basandosi sul fatto che solitamente le attrazioni aperte per ultimo sono quelle più affollate, siamo venuti subito a fare questo coaster indoor e anche un pezzettino outdoor, ma dovrebbe essere più indoor. Bello, 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 bello e divertente, molto tranquillo da un certo punto di vista, non ha queste grandi velocità, c'è un pezzo anche all'indietro e poi c'è un sacco di scenografia. Studio Tour è veramente una sorpresa. Appena a fianco all'attrazione che abbiamo appena fatto c'è un'area con flat ride, tra quali questo coaster inverted coaster a tema Jimmy Neutron. C'è un'area qua dove si può imparare a guidare per bambini piccoli, ovviamente uno splash battle a tema SpongeBob, bellissimo, ma visto che ci sono 12 gradi non so se lo faremo, perché sì, stamattina fa freschino anche se c'è il sole, qualche flume ride. Comunque il parco comunque mi sta già piacendo perché vedo molti colori, molte cose accese e poi ovviamente mi ricorda un parco vicino casa. Ma una delle chicche, visto che siamo qua nella zona appunto bambini, ok, che c'è qua a Movie Park Germany, è l'area dedicata a Paw Patrol, l'unica area dedicata a Paw Patrol al mondo, e adesso ovviamente non possiamo non andarci. Ai ai ai, devo ammettere che mi ha un po' deluso quest'area di Paw Patrol, perché credevo che il quartier generale fosse più grande. Vabbè, ci sono solo delle flat ride per i bambini, ci mancherebbe, non è che pretendevo cose assurde, però la torre me l'aspettavo più grande, ecco. Però magari per un bambino di 3 anni sembra enorme. Siamo appena scesi da Time Riders, giusto, una cosa del genere. Bello, bellino, nel senso che c'è un primo pre-show, c'è un secondo pre-show, poi alla fine la ride è tipo Star Tours dei parchi Disney, però 10.000 volte più scarcassone, prendi delle botte della Madonna, se non tieni lo zaino se ne va in giro per la cabina, e soprattutto non c'è una maniera per tenersi, cioè ecco, diciamo che meno male che non abbiamo mangiato, cosa che faremo adesso perché c'è una fame pazzesca anche se metà mattina. Siamo appena scesi da Van Helsing Factory, che io non ho mai visto il film, ma dovrebbe essere un qualcosa con i vampiri, altre cose del genere. Bello perché è un piccolo coaster completamente al chiuso, al buio, con una sua storia e qualche effetto speciale veramente, veramente interessante. Adesso ci stiamo addentrando nella zona western, dove però non va nulla quasi. C'è qua dietro una torre molto parente rispetto a quella di Cia Gardand, alta 60 metri, che però non va, ultimamente con le Freefall Tower non ho molta fortuna, però l'area è carina, grandi spazi, saloon, cose molto tematizzate, di legno ovviamente, anche un po' scarrupate in certi punti, però ha il suo perché. Cioè è un'area western molto 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 larga, molto grande, peccato che metà delle cose sono chiuse, perché il potenziale di fare un'area veramente molto molto bella c'è tutta, effettivamente. Noi ci interessa ovviamente andare a fare quel coaster là in fondo, c'è un inverted e anche un coaster di legno. One hour later. Sono appena scesi da Bandit, un coaster in legno, il coaster in legno più ignorante che io abbia mai provato in vita mia, e a riprova di questo chiedo alla regia di agevolare il filmato, il POV che ho appena fatto.
fidatevi, è veramente ignorante, soprattutto in ultima fila. Bello, bello! Bello! Bella casa! Bello! Oh, va bene, promosso. Cioè, se vi manca sia arratonante, venite qua a fare questo, ragazzi, perché secondo me era meglio. Che non sto davanti, ma in ultima fila è lo sapevo. Ingestibile. Siamo nella land dedicata a Star Trek, cioè dove c'è l'attrazione di Star Trek. E per certi versi mi ha ricordato un po' la NASA, proprio in Florida, quella vera. Vedremo come sarà l'attrazione, ovviamente è un coaster. Questo coaster è Mac, l'ho scoperto con coaster della Mac, lancio magnetico. Non so, per me è un po' intenso, ecco, forse più di Blue Fire, però diciamo che bello, bello, interessante, soprattutto molto originale. Oh, peccato, peccato, perché questa attrazione, se avessi avuto un 3D più decente, io a un certo punto mi sono tolto gli occhialini perché non si vedeva niente e sarebbe stata sicuramente un'attrazione molto molto interessante. Peccato, è uscita a metà. Cos'è però? È una specie di IMAX super immersivo, tipo Skyland o Fast and Furious in America, e quindi ecco, peccato veramente, solo per il 3D poco definito. Facciamo certe cose alla fine della giornata, sono le 5, ci bagneremo come dei scemi. Gruppo entusiasmati! Abbiamo appena fatto area 51, il problema è che l'abbiamo fatta a un orario un po' insolito, tipo le 5 e un quarto, quindi il parco sta chiudendo, il sole anche se è ancora alto, fa freschino. È un'attrazione completamente acquatica, indoor, molto molto bella, però ci siamo inzuppati come dei pazzi, come fare Niagara Falls tipo a Mirabilandia, ecco. Quelli sono i calzini di Luca, ma anche i miei non sono messi meglio, anzi siamo qua ad asciugarci un po'. E che dire, devo dire che il parco Movie Park Germany a me è piaciuto, un parco che forse non andrei apposta dall'Italia fino là a fare solo quello, però comunque se lo mette all'interno di un giro come abbiamo fatto noi, quindi ci mette dentro anche Fantasyland, Spotify, parchi sud e nord Europa, sicuramente un giro a Movie Park Germany è d'obbligo. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video che sarà ovviamente una top 7.